Allora, visto che è tutto sempre molto realistico in dialoghi sperimentali, lo è anche questo momento, è la terza volta che provo a fare questa registrazione. Vediamo se riesco a non essere interrotta per la terza volta. Buonasera a tutti, buonasera a tutte, buonasera a tout le monde. Sono qui semplicemente per presentare quella che sarà la 21ª puntata di dialoghi sperimentali. 21ª e ultima di quest'anno, infatti la potrete vedere proprio dall'ultimo dell'anno, in quanto noi la registreremo nella serata che sarà la registriamo la serata del 30 di dicembre e sarà visibile online nella notte, cioè, ora che la carichiamo sarà la notte tra il 30 e il 31 di dicembre, quindi sarà visibile sul mio canale di YouTube come di consueto. A partire dal 31 di dicembre, fondamentalmente. Quindi all'ultimo dell'anno ci sarà l'ultima puntata dell'anno, che non è l'ultima puntata di dialoghi sperimentali. Dialoghi sperimentali continua, va avanti e non si ferma qui, però sarà l'ultima puntata per questo anno 2021. E cosa faremo? Tireremo le somme su quello che è stato questo anno. Che appunto Dialoghi Sperimentali parte a febbraio 2021, sì, esatto, da una mia idea che era stata quella che avevo già da diverso tempo, perché io ero già un bel po' di tempo che mi dicevo: ma perché non fare dei video, delle interviste, delle conferenze, dei veri e propri salotti letterari, diciamo così, chiamiamoli così, che riguardano appunto la sperimentazione musicale, la sperimentazione vocale, sonora e teatrale, ambiti di cui io mi occupo e che sono cose di cui a me piace parlare, piace anche fare divulgazione, cultura, se così si può dire, anzi si può dire sicuramente, e non ci sono molti spazi per farlo. Per di più questo iniziava in un momento in cui eravamo nei vari lockdown, no? Ecco, non nel primo, era un annetto circa che era partita tutta la questione di cui sappiamo e siamo tutti a viverci quotidianamente e mi sono detta, ma proviamo a fare questa cosa. Una serata ho invitato il primo gruppo col quale siamo partiti, costituito da me, da Alessandro Conedera, da Alessandro Sabatta, che saranno con me tra l'altro la serata del 30, poi c'era Enrico Cerrato, Ali Salvioni e Carlo Noè, e abbiamo creato questo primo gruppo di sperimentatori, io nel mio caso vocale teatrale, nel caso degli altri tutti a livello musicale, sonoro, anche canoro nel caso di Ali Salvioni, ma diciamo che era più un ambito, diciamo, di musicisti, ecco, per quel che riguardava loro, per quel che riguardava me, di musica e teatro uniti assieme. Anzi, io non pongo nella mia sperimentazione mai nemmeno limiti tra voce cantata, voce recitata, teatro sperimentale, musica sperimentale, tutto insieme. Scusatemi. Dopodiché, cos'è accaduto? Dopodiché c'è stato diversi mesi con loro, poi è cambiato, diciamo, il cast a un certo punto. Abbiamo iniziato con le serate filosofiche, le abbiamo così chiamate, sono arrivate persone, artisti anche loro, o persone della cultura, persone di vari ambiti. Ecco, non ci siamo fermati soltanto all'ambito musicale e teatrale. Abbiamo avuto Alessandro Peroni, ora spero di non dimenticare nessuno, sto andando esclusivamente a braccio, non ho scritto niente. Alessandro Peroni, Gianni Bonetti, Giulia Sirtori, che hanno partecipato più volte. Poi c'è stato Giacomo Pisano, che è stato nostro ospite una sera, Edoardo Siviero, che è stato nostro ospite una sera, sempre insieme ad Anne e ad Alessandro e a me. Fintanto che c'è stato ancora un ulteriore cambio di persone, è arrivato Stefano Luna, che è partito, diciamo, da settembre, se non sbaglio, non si è mai fermato. Mirella Calcaterra, che è stata ospite in un paio di serate. Io spero veramente di non aver dimenticato nessuno, se no sto facendo una gaffe tremenda, ma chiedo venia, nel caso sto andando a braccio, quindi tutti i miei amici, tutte persone con le quali io
in un modo o in un altro ho collaborato e o collaboro tuttora a livello artistico, a livello culturale, a livello creativo, nei vari ambiti. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di parlare sia di quella che è l'arte sperimentale, sia quelle che sono altri aspetti. Siamo arrivati anche persino a parlare di aspetti filosofici, appunto, o come nel caso di Gianni Bonetti, che si occupa di aspetti olistici e di pensiero, come dire, non mainstream, che poi nessuno di noi è mainstream in niente, ma nel particolare con Gianni abbiamo affrontato la teoria di Neville Goddard. Poi siamo andati a parlare di attualità, abbiamo analizzato quelli che sono i nostri tempi, rendendo esplicite le posizioni di noi che eravamo presenti in quelle puntate, eccetera, eccetera, per poi ritornare sulla sperimentazione, sui nostri lavori. Insomma, è un lavoro in divenire, è un lavoro che ha più volti, più anime, più voci. Io ho invitato anche altri miei amici e persone con le quali io ho già collaborato. Purtroppo non tutti hanno accettato di partecipare, ma non. Per la maggior parte dei casi non controvoglia, ma perché magari sono persone che non hanno il desiderio di parlare in pubblico, di fare dibattito, di fare conferenza, ecco. E il 20, il 30, non il 21, sto straparlando, e il 30 che cosa faremo? Il 30 andremo a rivedere anche con dei contributi audio, con dei contributi video che noi riprenderemo proprio delle puntate passate. Ci saranno dei contributi nuovi e cercheremo anche di parlare di quello che sarà, anzi parleremo, non cercheremo, di quello che sarà il futuro, perché col 2022 ci saranno delle novità, ci saranno assolutamente delle novità per dialoghi sperimentali che abbiamo già in mente e che a questo punto facciamo partire direttamente con l'anno nuovo. E con questo io vi ringrazio, ripeto, io in questo voglio fare un momento di ringraziamento veramente a tutti coloro che hanno partecipato. Non voglio dimenticare nessuno, quindi ora ripeto i nomi e nella mia testa li riordino velocemente, in ordine assolutamente sparso. A parte me, Dan Alessandro Sabatta, che sarà presente nella puntata del 30, Alessandro Conedera, che sarà presente nella puntata del 30, Enrico Cerrato, Ali Salvioni, Carlo Noè, Alessandro Peroni, Gianni Bonetti, Giulia Sirtori, Giacomo Pisano, Edoardo Siviero, Stefano Luna, che tornerà con noi sicuramente, Mirella Calcaterra. E io spero davvero di non avere dimenticato nessuno. Nel caso davvero chiedo perdono, 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 perché io questo video lo devo pubblicare subito. Ecco, non posso rifarlo una quarta volta. E sono molto contenta, non vedo l'ora di fare questa puntata del 30, proprio perché ci interessa tirare un po' le somme. Tirare le somme, il titolo della puntata, il sottotitolo, e vediamo cosa verrà fuori, vediamo quale idee ci possono scaturire per l'anno nuovo, quali cose nuove abbiamo pensato di proporre. E vogliamo con questo ringraziare quanti ci hanno seguito fedelmente. E continuano a seguirci, anzi, a noi piacerebbe, a dire la verità, avere come ospite qualcuno che ci ha seguito fedelmente, perché di alcune persone lo sappiamo e avremo veramente piacere, un vero piacere di avere le nostre ospiti, chi lo sa. Bene, io ringrazio tutti quanti e ci vediamo con Dialoghi Sperimentali alla serata del 30 di dicembre, che sarà visibile a partire dal 31.